Siete all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Frequenza 87,6 MHz. Sono Elena Prizzi. Cari ascoltatori, ben ritrovati nella nuova stagione della rubrica dedicata all'importanza delle fiabe e delle favole. Dovendo iniziare la nostra nuova passeggiata nel mondo fiabesco, partiamo proprio dall'osservare i nostri primi passi. Non c'è storia dove i protagonisti non attraversino regni, boschi, palazzi e avventure senza le loro scarpette. Le antenate delle scarpe, termine germanico che significa sacca di pelle, risalgono all'epoca preistorica ed erano fatte con pelli di animali, cortecce, fibre vegetali, intrecciate attorno al piede per proteggerlo. Già nella Bibbia si legge di scarpe da viaggio, oppure di scarpe femminili di lusso. Addirittura una testimonianza storica dell'uso comune delle scarpe la troviamo durante il periodo egizio dell'Antico Regno, nella tavoletta di Narmer, che risale al 3000 a.C. La storia delle scarpe ha attraversato tutti i secoli e ha accompagnato l'uomo nelle sue avventure più incredibili. Il fantastico mondo delle scarpe è diventato poi, per noi italiani, anche un oggetto distintivo, culturale, espressione della nostra tradizione. Ballano i piedi di Cenerentola, ballano le scarpette rosse di Andersen e ballano le 12 fanciulle nella fiaba Le scarpe logorate dal ballo dei fratelli Grimm. Anche la piccola Dorothy nel Mago di Oz possiede magiche scarpe d'argento che, battendo insieme i tacchi per 3 volte, la riportano a casa. Perrault preferisce gli stivali. Li fa indossare infatti al gatto con gli stivali, mentre all'orco di Pollicino o Puccettino fa calzare gli stivali delle 7 leghe, stivali magici che si adattano anche ai piedi di Pollicino. Chi non ricorda poi le scarpe di Biancaneve? Insomma, dobbiamo muovere questi primi passi con le scarpe giuste. E sin dalla mitologia antica, così come nelle fiabe, nella letteratura, nella pittura e nel cinema, la scarpa ha sempre un significato simbolico, misterioso e profondo, ovvero la ricerca dell'ignoto. Come è noto, il messaggero degli dei era Hermes, il romano Mercurio, che portava ai piedi 2 calzari alati. Con i calzari alati di Hermes, l'eroe Perseo aveva potuto uccidere il mostro Medusa e tagliarne la testa. Sempre grazie a questi magici calzari, Ulisse era riuscito a sventare le insidie della maga Circe, che trasformava in animali tutti i viaggiatori. Con la nascita della psicanalisi nel Novecento, sia la scarpa che il viaggio sono diventati simbolo della trasformazione. Si viaggia in sogno nella realtà per ritornare a casa cambiati, diversi, così come mettendo le scarpe magiche, i protagonisti delle fiabe rinascono in una nuova condizione. Basti pensare alla famosissima Cenerentola. Quindi, sia il viaggio che le scarpe hanno una grande importanza simbolica. Ciò che inoltre accomuna le scarpe alle storie narrate è che entrambe servono a tutte le culture. Sono 2 topos che ritroviamo in tutte le culture del mondo, perché esprimono delle esigenze umane, ovvero la necessità di conoscere e di avere i mezzi giusti per farlo. Questo rimane poi l'intento anche della nostra rubrica, muovere i passi nella direzione giusta, per intraprendere un cammino di allegra conoscenza della nostra cultura e della nostra fede. Dopo l'intervallo musicale, leggeremo una fiaba che ci racconta come non sia la quantità delle parole a lasciare il segno, ma il messaggio che si vuole trasmettere. Thank you.
La favola che stiamo per leggere non ha un nome ed è stata scritta da una giovane bambina, Esther. C'era una volta una favola piccola piccola, composta di pochi versi, tanto che riempiva solo mezza paginetta di quaderno. Era nata dalla fantasia di un bimbo, del quale non ricordo bene il nome, ma sono sicura che era bellissimo e molto originale. L'aveva composta in un caldo pomeriggio d'estate, nella sua cameretta, mentre dalla finestra i raggi del sole gli accarezzavano i capelli. La sera, di ritorno dal campetto di pallone, si accorse che la favola scritta sul quaderno era sparita, non c'era più. «Che fine ha fatto la mia favola?» si domandò il bambino. E per giorni non fece altro che domandare a tutti: «Avete visto la mia favola?» Non ottenendo risposta dalle persone, decise di chiedere alle cose che lo circondavano, tanto che divenne abitudine sentire la sua vocina domandare: «Avete visto la mia favola?» E chiedeva ai suoi giocattoli, ai fiori del giardino, agli alberi del viale, alberi che salutava tutte le mattine per andare a scuola. Col naso in su domandava agli uccellini, alle farfalle, alle nuvole: «Avete visto la mia favola?» A un certo punto, un giorno, sentì una voce che gli disse: «L'ho presa io!» E rispose sorridendo così il vento: «Sono entrato dalla tua finestra aperta e la favola era così bella», disse il vento al bambino, «che era un peccato lasciarla lì, sola, soletta nella tua camera, tra le righe bianche del tuo quaderno. E così l'ho portata in volo in giro per il mondo». Con l'augurio che le nostre favole e fiabe di Radio Speranza vengano da voi portate in giro per l'Abruzzo, vi ringrazio per l'ascolto.